Ciao a tutti! Se volete ricreare l'effetto del video interattivo di Netflix Bandersnatch, questo è il video che fa per voi. È un tutorial in cui vi spiego come fare. La cosa più importante da sapere è che ogni video che dovete realizzare deve avere una lunghezza minima di 25 secondi, perché sennò poi non potete applicare quelle funzioni che vi permetteranno di creare un video interattivo. Non è molto complicato, anzi è tutto sommato semplice la realizzazione, però necessita di uno studio preliminare. Dovete creare i vari percorsi, creare ovviamente un racconto che abbia diversi sviluppi e i diversi finali, oppure un finale unico in cui tutti i vari tronconi del racconto arriveranno. Come fare? Primo video, l'inizio di una storia come questo. Poi create, magari anche nella stessa sessione di registrazione, se non ci sono elementi troppo complessi, i vari passaggi in cui dovete creare delle scelte. Ad esempio, io adesso penso di aver superato i 25 secondi e vi dirò: scegliete il video A o il video B. Potete fare persino quattro scelte, A, B, C, D. In ognuno di questi quattro video ci sarà ovviamente un percorso alternativo che vi porterà a qualcosa di diverso. Dovete usare le schermate finali di YouTube. Potete anche usare le schede in qualsiasi punto del vostro video, ma questo renderà il video meno interattivo, perché non sempre vengono viste e comunque sono poco evidenti, mentre invece le schermate finali sono molto evidenti ed è molto facile poter scegliere. Detto questo, finisce questo troncone del video, scegliete l'opzione A o l'opzione B. L'opzione A vi porterà a una spiegazione dello schema che dovete costruire e l'opzione B vi dirà la stessa cosa.